Infatti stavo aspettando che stavo parlando in generale della squadra, non a livello personale, perché anch'io sono consapevole che domenica non è andato bene come è andato bene magari mercoledì scorso. Io parlavo di squadra perché in questo momento parlare di singoli è sbagliato. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità quando le cose vanno male e appunto se pensiamo da squadra possiamo uscire da questo periodo. Io è quello che dicevo, sono consapevole anch'io che domenica a Parma non è. No, no, ma era questo che ci tenevo a dirlo, perché magari qualche mese fa la partita di Parma l'avremmo persa. No, non lo so, perché comunque dopo siamo tutti bravi a parlare, anche noi giocatori. Quindi io sono consapevole di non aver fatto benissimo a Parma, ma sono contento della squadra perché appunto magari 2 mesi fa questa partita l'abbiamo persa, se abbiamo pareggiato comunque qualcosa è cambiato. E secondo te quanto può beneficiare la squadra il suo reinserimento, ad esempio per uno che magari si vede che è in difficoltà sia fisica che di momento come Alberto Gilardino? Grazie. Ma io così tanta difficoltà in Alberto non la vedo perché comunque sta sorreggendo l'attacco purtroppo da solo. Si è trovato comunque sprovvisto di un giocatore come Adrian che lo poteva aiutare. Quindi non metterei la croce su di lui, anzi, secondo me soltanto insomma, bisogna soltanto ringraziarlo per quello che sta facendo, perché sta aiutando la squadra appunto in questo momento difficile, perché anche per lui non è facile, insomma, perché se vediamo nelle ultime partite ha tirato poco in porta, quindi quello ti fa rendere conto anche il momento suo come potrebbe essere, perché per un attaccante l'attaccante vive per il gol, quindi quando magari non lo fa gli può dispiacere, ma lui ha capito anche la situazione com'è. Sta lottando come tutti i miei compagni, quindi insomma, secondo me proprio non ha colpe. Il rientro di Adrian ci può aiutare perché conosciamo comunque il giocatore che è. Andiamo da qui così. Ma non mi preoccupo perché appunto adesso è stato reintegrato Adrian e ci può aiutare sotto questo punto di vista. Insomma, noi siamo una squadra che fa pochi gol. E potrebbe essere il nostro handicap, però adesso serve farli, perché se devi arrivare in una posizione tale da essere sereno, adesso tutte le partite saranno molto molto più difficili dell'andata, perché comunque sono gare che li devi affrontare purtroppo nel migliore dei modi, perché non si può sbagliare. Magari quando giochi una partita andata si può dire vabbè, magari c'è il ritorno. Adesso no, non c'è più questo pensiero, quindi non si può più sbagliare. Quindi dobbiamo cercare di migliorare sia il gioco che la fase realizzativa, perché veramente quest'anno abbiamo fatto pochi gol. Per quanto mi riguarda, cioè, quest'anno è stato un po' un anno particolare. Insomma, ho iniziato, poi sono stato messo fuori. Però ho capito il momento, quindi era inutile, insomma, essere arrabbiati perché non serve a niente. Perché, insomma, devi soltanto allenarti bene, cercare comunque di far cambiare le idee al mister. Se mercoledì mi ha fatto giocare non è stato un caso, quindi ha visto comunque il mio atteggiamento non è mai cambiato, sia se gioco o non gioco. Quindi per quello sono contento. È normale che quando vengo sostituito o quando non gioco per un giocatore, insomma, dispiace e a volte può far vedere le proprie insofferenze, però le deve mettere sempre al servizio della squadra perché io ho sempre detto che la differenza in una squadra lo fa il gruppo e non il singolo. No, 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 vabbè, io a Bologna ho già risolto perché non sono state dette tante cose, ma insomma, io se devo parlare con una persona ci parlo direttamente, non in modo in modo dire ci vado, ci plateale. E quindi il gesto di Bologna magari è stato, perché un mio compagno mi ha detto una cosa, è stato un po' un momento particolare. Quindi ci tenevo a sottolinearlo perché io non ho nessuno screzio col mister, anzi, se l'avessi avuto magari mi sarei tirato fuori mercoledì.